È morto per un colpo alla tempia partito dalla sua pistola Nino Mancinelli, il pregiudicato pescarese di 40 anni, autore venerdì scorso di un tentativo di rapina ai danni della Banca Toscana di Francavilla al Mare. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, con una numerosa lista di precedenti penali che vanno da furti, rapine e associazione per delinquere, era finito con un conflitto a fuoco contro i carabinieri. Ad accertare il suicidio è stato il medico legale Cristian Dovidio al termine dell'autopsia. In un primo momento si pensava invece che l'uomo fosse deceduto per un colpo sparato dai militari. Dopo aver disarmato una guardia giurata, Mancinelli aveva tentato di farsi consegnare il denaro, ma sono subito arrivati i carabinieri della locale stazione che gli hanno intimato di arrendersi. L'uomo invece ha sparato con la sua Glock 45 contro i militari, che hanno prontamente risposto al fuoco. Mancinelli avrebbe poi rivolto la sua arma contro se stesso, uccidendosi.